Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno da parte mia, buongiorno da parte di Xain, che sta per centri sportivi e aziendali industriali, unito di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico, dal Ministero dell'Interno e componente del Forum del Terzo Settore. Grazie a tutti per essere messi in contatto con noi e benvenuti nell'atmosfera e nel giorno che apre la settimana dedicata alle malattie rare e che avrà il suo culmine il prossimo 28 febbraio, quando si celebrerà la giornata mondiale delle malattie rare. Sensibilizzazione sociale. È inutile sottolineare quanto sia complicato, contorto il periodo che stiamo vivendo. Causa Covid-19, la nostra società è stressata dal punto di vista sociale, economico, dal punto di vista della sanità pubblica. Bene, io vorrei in questo momento portare un attimo la vostra attenzione proprio sulla sanità, su questo aspetto. Come naturale che sia stato, la comunicazione si è concentrata sui vaccini, sulle terapie monoclonali, sulle varianti del Covid, sulle storie che hanno caratterizzato questa pandemia. E quindi di conseguenza la nostra comunità, consciamente o inconsciamente, è andata a dimenticare un po', almeno che non fosse toccata personalmente, dimenticarsi di tutti gli altri problemi che riguardano la sanità nella sua caleidoscopica rappresentazione. Oggi, con il rispetto e la delicatezza dovuta, vogliamo per qualche minuto portare la vostra attenzione sulle cosiddette malattie rare. E lo faremo con le persone che dedicano, se non tutto gran parte del loro quotidiano, proprio sull'argomento malattie rare. E ve le introduco i veri protagonisti di questa conversazione. Il presidente dell'Oxain, Luigi Fortuna. C'è presidente? Sì, una voce così. Buongiorno. Sono qua, ti ho salutato alla mano. No, ma chi ci ascolta vuole sentire anche le voci. Poi il professor Maurizio Scarpa, clinico, pediatra, coordinatore del Metabern. Poi dopo, professore, mi spiegherà a me che cosa. Buongiorno, sì. Vabbè. Poi buongiorno. La dottoressa Annalisa Scopinaro, presidente di UNIAMO, Federazione Italiana Malattie Rare. Buongiorno e grazie per questo invito. Buongiorno. Allora proseguo l'appello con Luca Pancalli, presidente del CIP, acronimo che sta per Comitato Italiano Paralimpico. Al di là dell'amicizia, la persona che devo dire, e lo ripeto sempre, ha dato non solo mediaticamente, grazie al suo entusiasmo, alla sua esperienza, ai suoi atleti, dignità a tutto il mondo della disabilità. Poi una componente importante in questa conversazione è la famiglia che vive sulla propria pelle il problema delle malattie rare. Allora saluto Monica Giovagnoni e Samuele Canonico. Mi dispiace che oggi il papà non è potuto essere presente, quindi sono solo io, ma il messaggio è sicuramente unitario. E a completare questo panel la dottoressa Laura Franzini, direttore medico della filiale italiana Chiesi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Bene, ho fatto quello che, parlando di scuola, si definisce appello, e quindi direi di cominciare questa nostra conversazione. E direi di cominciare proprio con il professor Scarpa, anche per fare il punto. Insomma, non, probabilmente io, così come tanti altri, abbiamo poca conoscenza della realtà delle malattie rare. Quindi il punto sulle malattie rare, ma prima vorrei che mi dicesse e soddisfacesse la mia curiosità su cos'è Metabern. Allora, intanto grazie mille per l'invito e anche per l'introduzione, e coordino tutta la regione per quello che riguarda proprio la malattia rare e anche il Metaberna, che è diciamo l'ultimo programma lanciato dalla Commissione Europea
per cercare di coordinare tutti i centri di eccellenza nei 27 Stati membri, più UK quando c'era, intorno a delle tematiche specifiche e intorno ai pazienti con le malattie rare. Queste reti di riferimento europee sono state, diciamo, lanciate nel 2017 come attuazione della direttiva cross-border che permette ai pazienti di ricevere cure nell'ambito europeo qualora nel proprio Stato queste non siano disponibili, e questa legge o questa direttiva identifica nella creazione di reti proprio a cominciare per le malattie rare uno dei punti cardini della presa in carico dei pazienti. Siccome nei vari stati ci sono centri di eccellenza che lavorano diciamo sulle malattie rare, questi centri di eccellenza la Commissione europea li ha voluti connettere in un network, in una rete, in maniera che tra di noi ci sia una comunicazione, eventualmente anche una condivisione di pazienti, di test, di procedure, in maniera da evitare che i pazienti girino da soli nei vari paesi in cerca di seconde opinioni, di diagnosi o di cure diverse, abbiano un'informazione scientifica e validata e abbiano il massimo della cura. Con l'intento, adesso che stiamo sviluppando anche dei sistemi di telemedicina, di non far più circolare il paziente, ma che tutto, cura, consulenza, consigli, diagnosi, arrivi direttamente a casa del paziente o, nella peggiore delle ipotesi, nell'ospedale dove è curato. Il Metaburn è uno delle 24 reti, perché le 6.000-8.000 malattie rare sono state divise in 21 capitoli, per ogni capitolo, diciamo, che quindi è per le malattie metaboliche, lo scheletro, il cuore, il polmone. Per ognuna di queste reti, quindi malattie rare per quello che riguarda il metabolismo, piuttosto che lo scheletro, piuttosto che il cuore, per ognuno di questi capitoli è stata creata una rete europea di riferimento. La rete che dirigo io a livello europeo è formata per adesso da 78 ospedali in 23 paesi. Entro fine anno diciamo avremo altri 20 unità e completeremo, diciamo, i 27 Stati membri. Fino a gennaio c'era anche l'Inghilterra, che è uscita, ma noi dal punto di vista politico non abbiamo escluso questi grandi ospedali, e quindi scientificamente sono ancora dentro. Professore, se vive un po' di acronimi, di percentuali, qual è la percentuale della popolazione, diciamo in Italia, ma poi possiamo estendere i numeri percentuali a tutto il mondo, se vogliamo, che sono interessati e sono così parte di questo concetto di malattie rare? Malattie rare, diciamo, hanno una definizione che è diversa a seconda del continente, ma perlomeno abbastanza simile, poi se uno fa i calcoli. Per dire che essere affetto da una malattia rara vuol dire essere colpito da una malattia che colpisce a sua volta meno di una persona ogni 2000 nati. Facendo un calcolo, insomma, della prevalenza, dell'incidenza di queste malattie, si calcola che un minimo del 3% fino a un massimo del 10% della popolazione mondiale diciamo sia colpita da una malattia rara. Il problema delle malattie rare è che, pur pensando che queste siano di specializzazione pediatrica, si sta vedendo che non è vero, perché pur essendo l'80% delle malattie rare di origine genetica, la loro manifestazione può essere durante tutto l'arco di vita. Noi abbiamo dei pazienti che, pur essendo nati con una malattia rara, la sviluppano nel corso del tempo a 50 e 60 anni. Quindi questa, diciamo, percentuale sta aumentando con le conoscenze e con, appunto, le scoperte scientifiche, perché si stanno, diciamo, scoprendo pazienti affetti da malattie rare che però sono stati diagnosticati per altre malattie più comuni, perché purtroppo la maggior parte di queste malattie non hanno dei segni e dei sintomi così specifici da essere subito diagnosticate. Questo è il primo problema, per cui vengono confuse con malattie più comuni, ma soprattutto queste malattie sono rare, per cui non vengono insegnate all'università, vengono magari, diciamo, illustrate nei corsi di gastroenterologia, neurologia, ma essendo rare poi non si attira l'attenzione specificamente su questo gruppo di malattie, e di conseguenza nel corso della vita professionale di un medico viene persa la sensibilità nei confronti di queste malattie rare. Per cui, sapendo che un medico in circa 30-35 anni di attività viene in contatto con circa 3.500 diversi tipi di malattia,
e la percentuale è piuttosto alta di incontrare un paziente con una malattia rara che o ce l'ha, ma non si sa di che tipo sia, oppure noi diagnostichiamo una malattia diversa rispetto a quella che invece è la malattia. Quindi è una fetta di popolazione importante, nel senso che singolarmente le malattie sono molto rare perché hanno una frequenza di uno minimo, di 1 a 13.000, 50.000 fino a 1 milione, 2 milioni. Sono malattie estremamente rare per le quali ci sono poche decine di pazienti in tutto il mondo. Ma l'insieme delle malattie porta la fetta di popolazione colpita ad essere piuttosto importante, fino al 10%. Quindi è un mondo che è in via anche di esplorazione da parte della scienza, da parte della medicina in generale, proprio perché nell'evoluzione del tempo più si va verso il piccolo, più si ha più conoscenza del problema. E quindi questa è la difficoltà, immagino, di tutto questo che è il settore. Preso atto dell'argomento, del cuore dell'argomento di cui stiamo conversando, mi sembra corretto che il presidente Luigi Fortuna porti così, esprima la presenza di Xain in questa nostra conversazione. Grazie Giacomo e buongiorno a tutti. Xain ha già detto Giacomo qual è il significato del nostro ente Centri Sportivi Aziendali Industriali, 67 anni dalla fondazione, ma Xain oggi è realmente onorato di poter stare a questo tavolo e poi poter contribuire alla parte residenziale sportiva anche per dare una, come posso dire, una possibilità di avvicinare tanta gente e sensibilizzarla a questo argomento che in realtà, dopo la premessa e dopo la informazione che ci ha dato il professor De Scarpa, chiaramente mi ha coinvolto emotivamente, perché nella vita di tutti noi capita di non sapere dove andare e dove capire alcune problematiche, quindi se possiamo dare una mano e contribuire alla informazione e poter dare alla gente e anche ai nostri soci, che sono qualcosa come 450.000 famiglie in Italia, quindi abbiamo anche un bel numero di associati ai quali poter trasmettere la informazione corretta e anche dove magari rivolgersi. Esistono delle associazioni comuni AMO, esistono le associazioni dei familiari, esistono i centri di medicina specializzata, esistono le industrie come la Chiesi che possono dare sicuramente un'attenzione e un sollievo, e per noi è molto importante, quindi ci sembra veramente gratificante essere stati coinvolti e ringrazio l'azienda che ha cercato di abbinare anche la parte sportiva, ludica, promozionale alla parte scientifica, ma in realtà lo sport raggiunge milioni di cittadini italiani, l'attività comunque il tempo libero, e quindi ci sentiamo parte importante e diciamo fortemente interessata. Sensibilizzare quindi verso questo tema delle malattie rare attraverso la divulgazione di esperienze, avrà tutta la nostra disponibilità e sicuramente il nostro veicolo di informazione, il nostro Tempo Sport, che sicuramente Giacomo sa formare ogni mese con le rubriche giuste, dovrebbe continuare a seguire quello che ha iniziato con l'azienda Chiesi, con questa divulgazione e con notizie sempre maggiori. Poi, se è necessario, i nostri responsabili verranno tutti quanti informati e sensibilizzati, perché dobbiamo mettere le persone in tranquillità, informarle nella maniera giusta, anche attraverso il veicolo del mondo dello sport. Io sarò qui ad ascoltarvi e vi ringrazio, e per qualunque tipo di possibile veicolazione, Xain sarà con voi. Grazie, buon lavoro. Grazie Presidente, Grazie. collaborazione 1 più 1, poi c'è più 2, più 3, più 4. È evidente che questo è una battaglia, è un'avventura, è un andare alla scoperta di un mondo che individualmente poco si può fare. Non voglio usare il termine veramente che è liso, come quello che l'unione fa la forza, ma
è evidente che nella realtà dei fatti, nella realtà della vita, della circostanza, la possibilità di unire esperienze, di veicolare, lo accennava già il professor Scarpa, è importante. E allora ecco il momento di Annalisa Scopinaro, vi ho già introdotto. Uniamo. Chi è Uniamo? Che è Uniamo? Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare, raccoglie le associazioni delle persone con malattie rare in Italia e rappresenta tutta la comunità dei malati rari, a prescindere dall'affiliazione o meno, perché poi siamo l'interlocutore privilegiato di istituzioni e di altri interlocutori all'interno di tutta la rete delle malattie rare, cosa che abbiamo ottenuto nel lavoro di 21 anni di attività. Noi siamo nati nel 1999 dallo stimolo di 20 associazioni che sentivano il bisogno di avere una rappresentanza unitaria a livello nazionale, perché proprio perché quello che diceva prima il dottor Scarpa, no? Le malattie rare sono circa 8.000, i malati rari presi singolarmente per singola patologia sono pochi, ma in Italia rappresentano più di 1 milione di famiglie, quindi alla fine è vero che siamo tanti. Quello che porta a fare associazione specifica è il fatto di non sentirsi soli, di trovare qualcuno che ha fatto la nostra stessa esperienza e che ci può dare indicazioni sul percorso da seguire. È lo stesso percorso che ho seguito io quando sono entrata in associazione, quando è nato mio figlio, perché è da lì che si dipana poi tutto un percorso che si può fare da soli oppure insieme ad altri. E dal insieme ad altri poi diventa un cercare di condividere i bisogni trasversali e quindi si pensa alla federazione e da qui Uniamo. Uniamo che in Italia appunto rappresenta tutta la comunità, ma cerca di battersi tutti i giorni per far sì che le leggi che escono abbiano un'attenzione particolare alle malattie rare, che il piano nazionale sulle malattie rare in discussione possa proseguire la sua corsa verso un ampliamento e un rinnovamento, che il testo di legge sulle malattie rare possa arrivare ad essere approvato in Parlamento e così via in tutta una serie di tavoli di lavoro. Per far questo ovviamente dobbiamo pensare a un paziente che non fa più solo il paziente ma che è o caregiver, ma che diventa un interlocutore per tutte le istituzioni. Quindi siamo anche molto attenti a tutto un percorso di formazione delle persone che poi andranno a rappresentarci in questi luoghi istituzionali, con la collaborazione di tutti gli enti possibili. Io dico sempre che Uniamo è un facilitatore della comunicazione fra enti, no? Cioè, così come il modello malattie rare è un paradigma per la sanità pubblica, perché se si risolvessero i problemi per i malati rari, noi avremmo la risoluzione dei problemi di tutti i cittadini che si trovano ad impattare la sanità in qualche modo, diventando pazienti in un momento della loro vita. E quindi facilitare i percorsi per i malati rari che hanno specificità così variegate che sono esemplificative di tutto il mondo della sanità. Allo stesso modo, cioè, siamo attenti a quello che è la formazione di tutti i rappresentanti dei pazienti. Quindi, e a rapportarci, dicevo, anche a tutti gli enti, come per esempio lo sport, perché la persona malata rara è prima di tutto persona. L'attribuzione di malattia rara è un'attribuzione che viene dopo, che connota un aspetto delle sue caratteristiche, ma le persone sono fatte di scuola, tempo libero, lavoro e così via. E tutti questi aspetti nell'unità devono essere presi in considerazione, perché il miglioramento della qualità di vita, voi pensate che 8.000 patologie rare, 300 circa hanno una terapia. Per tutte le altre non ci sono terapie, se non terapie riabilitative o varie palliativi, chiamiamoli così, che migliorano la qualità di vita. Allora, il miglioramento di qualità di vita passa anche dallo sport, anche dall'inclusione sportiva, perché questo è un altro argomento che per noi è fondamentale, così come dall'inclusione lavorativa. Gli argomenti sarebbero tantissimi. Mio figlio, nello specifico, non fa paralimpica, lui fa Special Olympics perché lui ha una disabilità cognitiva. Quindi un altro grande argomento, no? Come includiamo anche gli atleti di tutti i tipi, perché gli atleti sono persone, a prescindere dalla loro situazione contingente del momento. Quindi la possibilità di fare sport è fantastica, perché apre un mondo di squadra, di sfida, ma anche di una sfida che
fa sentire veramente vivi e persone. Quindi ecco, per noi non perdere di vista nessuno di questi aspetti è fondamentale. Uniamo fa tanto e abbiamo anche un servizio di ascolto, informazione e orientamento per quelli che non trovano un'associazione di riferimento, che si cercano un punto di accesso anche alla rete sanitaria. E quindi cerchiamo in tutti i modi di costruire una rete intorno alle persone con malattia rara. Dottoressa, la ringrazio. Ed è stata, in termine televisivo, nelle conduzioni, si parla di gancio. Beh, lei ha offerto il gancio proprio per introdurre la persona con la quale mi lega un rapporto personale straordinario e che mi ha insegnato veramente a cambiare la mia visione su tutto quello, lo dico con grande pochezza della mia persona, a rapportare con tutto il mondo della disabilità. E lei parlava dello sport di suo figlio, degli Special Olympics. Quindi Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, hai sentito, credo, la dottoressa Scopinaro. Hai da aggiungere su quel argomento specifico qualcosa sicuramente? Assolutamente sì, ho da aggiungere tante cose, non soltanto per quanto ho appena ascoltato, ma anche in merito a delle riflessioni che mi sono scaturite ascoltando gli interventi precedenti. Tento di dare un minimo di ordine ai pensieri per essere il più chiaro possibile. Innanzitutto, per educazione, anch'io ringrazio per l'invito che mi avete rivolto con grande umiltà. Non sono naturalmente un esperto di malattie rare, mi ritengo un mediocre, umile dirigente sportivo che ha fatto poi della propria passione il proprio impegno nella vita. Sono anche una persona disabile, quindi da persona disabile sono stato per tanti anni paziente, forse lo sono ancora oggi, paziente di nome di fatto, paziente perché ogni tanto abbiamo bisogno di rivolgerci al servizio sanitario, paziente nei confronti delle istituzioni, perché ci vuole tanta pazienza in un paese come il nostro che spesso predica bene e razzola male. E per questo dico che vanno bene e sono assolutamente utili, come dire, immaginare di dedicare delle settimane alla sensibilizzazione su temi importanti come quello delle malattie rare. Altrettanto positivo immaginare delle giornate mondiali, no, che in qualche modo aiutano ad accendere sempre di più i riflettori su pezzi della nostra vita che sono importanti sotto il profilo anche della comunità nella sua generalità. Da un certo punto di vista, io credo pure, perché insomma ero molto giovane, questo Giacomo lo sai, quando venne in qualche modo coniata quella che all'epoca nella sciatteria terminologica si chiamava Giornata Internazionale dell'Handicappato, no? Con una terminologia che rifletteva un po' tutti i limiti della società dell'epoca, nell'81. Io l'81, per comprendere meglio le tematiche legate alle persone disabili, mi sono fatto male, quindi in qualche modo lo ricordo molto bene. Però spesso è una sorta di, come dire, di foglia di fico, un modo di lavarsi la coscienza a buon mercato, dimenticandoci poi soprattutto quelle istituzioni che spesso fanno passerella in queste giornate, in queste settimane, gli ulteriori 364 giorni che sono quelli nei quali le famiglie che vivono al proprio interno delle problematiche legate a qualsiasi forma di disabilità, da qualunque sia l'origine, fisica, psichica o sensoriale, vengono lasciate, ahimè, spesso sole. Quindi apprezzamento per lo sforzo che a diverso titolo in diversi campi, l'Oxain per quanto riguarda lo sport, ma uniamo, e lo abbiamo sentito dalle parole testé dette, lo sforzo che ha fatto per in qualche modo creare quella rete di cui si parlava inizialmente, parlava il professore inizialmente, che è assolutamente indispensabile sia per fornire un sostegno, un aiuto alle famiglie che a un certo punto, disperate, immagino, si trovano ad affrontare qualcosa che non avrebbero mai immaginato di dover affrontare, come è successo a molti di noi per naturalmente problematiche diverse, ma che è quella rete che rappresenta quella comunità, che rappresenta veramente la prima mano tesa rispetto alla, come dire, a una situazione nella quale ci si sente un po' persi.
Che ci azzecca lo sport, mi chiedevo questa mattina nel momento in cui mi collegavo, e invece mi rendo conto che poi la mia filosofia sotto il profilo proprio politico dello sport in qualche modo ci azzecca sempre, proprio per le considerazioni che faceva poc'anzi, non ricordo esattamente il nome adesso, perdonatemi, ma anch'io sto invecchiando, legate al fatto che bisogna concentrarsi non sui pazienti, ma sulle persone. Questa è una battaglia che il mondo della disabilità sta conducendo da una vita. Non si può spezzettare la vita di una persona rispetto a quelle che sono le sue molteplici esigenze. Dietro ogni paziente, dietro ogni disabile, dietro ogni qualsiasi tipo di problematica c'è una persona, un essere umano, del quale va rispettato il suo diritto di cittadinanza. Il diritto di cittadinanza si declina in tanti modi: nel diritto ad avere un'assistenza di tipo sociosanitario dignitosa, nel diritto ad avere riconosciuto un percorso di inclusione nel mondo scolastico piuttosto che nel mondo formativo, piuttosto che universitario, nel diritto al lavoro, che è quello strumento per affrancare le persone disabili da uno stato coatto e assistenzialistico. E significa anche riconoscere alla persona il fatto che questa è anche e può essere e deve essere un consumatore, un turista, una persona che ama fare sport, una persona che però di fronte a tutti questi spaccati deve aver riconosciuto un sistema che mette in moto un sistema di pari opportunità, molto, molto abusato come termine, ma che sostanzialmente chiarisce quello che noi dovremmo fare. Lo sport secondo me rientra in questo. Perché una persona è anche sport, ce lo ricordava Special Olympics, il Comitato Italiano Paralimpico oggi è un ente pubblico che sovraintende, vigila su tutte le organizzazioni sportive che si occupano e preoccupano di attività sportiva praticata da persone disabili, compreso Special Olympics. All'interno, diciamo, sotto questo ombrello del Comitato Italiano Paralimpico esistono tante federazioni, esiste uno sport declinato così come noi nella miopia dell'immaginario collettivo siamo abituati a pensarlo, lo sport agonistico, ma non esistono solo gli atleti paralimpici che vanno alle Paralimpiadi, esistono milioni di praticanti, come ricordava Luigi, che giornalmente si preoccupano e occupano di fare dell'attività sportiva soltanto perché fa bene e soltanto perché può essere semplicemente divertente. Ecco, io credo che in questa accezione il diritto allo sport sia un diritto di ciascuna persona che abbia delle difficoltà o non le abbia, perché rientra a pieno titolo e diritto nell'ambito di quello che è il, scusatemi la ripetitività del termine diritto, ma da avvocato non posso fare altrimenti, quello che è il diritto di cittadinanza a 360 gradi. Quindi noi vigiliamo su tutte le realtà sportive che si preoccupano delle persone disabili, nello stesso tempo tentiamo di indirizzarne l'azione. I ragazzi con disagio intellettivo e cognitivo, così come si faceva riferimento, oggi hanno tante opzioni in termini di risposta. Esistono attività come quella di Special Olympics, che è un'attività assolutamente importante, inclusiva, integrata. Poi esistono dei livelli un po' più alti, perché ci sono ragazzi e famiglie di ragazzi con ritardo cognitivo che hanno voglia di far provare un'attività preagonistica o, perché no, anche agonistica. Ecco, però in tutto questo, e la riflessione qui la porto su un terreno più politico, che ci sottolinea l'importanza della rete, di unirci, creare comunità, perché spesso ciascuno di noi ha trovato le prime risposte all'interno della comunità. Ricordo i miei genitori quando, disperati a 17 anni, io ebbi un incidente, come tu sai, che in qualche modo tentavano di capire in quegli anni dove andava a sbattere la testa in un mondo come quello all'epoca delle lesioni midollari, che in qualche modo non era così conosciuto. Eravamo veramente mutilati e invalidi, no? Ancora oggi, se voi pensate che nell'ordinamento giuridico italiano le persone sono definite invalide civile, che sotto il profilo politico e culturale non esiste nulla di più offensivo. Quando una persona scopre di avere una malattia rara, scopre di avere una patologia o, ahimè, un trauma, un incidente, eccetera, e si trova in una condizione fisica, psichica, sensoriale diversa, deve fare una pratica di riconoscimento di invalidità civile, che è qualcosa di aberrante, cioè la certificazione che io non sono abile dal punto di vista della società nella quale vivo e alla quale vorrei partecipare con pari opportunità. Ecco, quindi io credo che poi
queste settimane siano importanti, perché prima di tutto ci danno modo di conoscere anche persone nuove. Io francamente ammetto la mia ignoranza, però oggi ho conosco anche persone nuove, persone impegnate su settori che io, come dire, copro meno. Dal mio punto di vista, da umile dirigente sportivo, oggi non so ancora per quanto, presiedendo questo ente pubblico, la, come dire, la scommessa di un obiettivo sul quale io e Giacomo spesso ci siamo confrontati, cioè riuscire a come dire, produrre, contaminare in questo periodo di contagio, ahimè è bene parlare anche in maniera virtuosa e non soltanto negativa, contagiare positivamente un paese sotto il profilo culturale, comprendendo che lo sport non è solo il campionismo, ma è qualcosa di straordinariamente importante per la crescita umana delle persone, per l'investimento sul capitale umano, qualunque sia la condizione di queste persone. Per cui sotto questo profilo, dal mio punto di vista, come dire, tutta la disponibilità per quello che potremmo fare naturalmente come mondo paralimpico. Vedete, correggo un attimo, ma per carità, ma lo dico con sorriso sulle gambe, sulle labbra, sulle gambe, stavo pensando a quello che non uso più, ma sulle labbra. Il paralimpismo non è l'agonismo. Noi, e Giacomo lo sa bene, lo sforzo che è stato fatto, in primis me ne assumo tutta la responsabilità, è di cambiare la terminologia, perché un paese, la cultura di un paese cambia anche attraverso l'utilizzo dei termini. Oggi per attività paralimpica si intende, e modificando e presentando col presidente Mattarella la modifica da noi sollecitata alla Treccani, per attività paralimpica si intende l'attività sportiva praticata ad ogni livello da una persona disabile. E sapete perché abbiamo fatto questo? Ho spinto questo perché proprio io sono uno di quelli che in qualche modo rifiuta il concetto dell'invalidità, rifiuta il concetto dello sport per disabili come se esistesse uno sport particolare per persone particolari. Quindi abbiamo tentato di eliminare ogni riferimento alla condizione della persona, acquisendo la dignità di un movimento che ha una sua, naturalmente, una sua collocazione a livello internazionale, ma non solo. Quindi io credo che se lo sport, inteso come stiamo dicendo, può essere veramente d'aiuto e far parte di quella rete di Uniamo e di tutte le realtà che in qualche modo si preoccupano di aspetti che naturalmente sono molto vicini, contigui a quello che noi facciamo, noi ci saremo sempre. Ma proprio perché riteniamo che l'attività sportiva tesa a insegnare ai nostri ragazzi a guardare non a ciò che non hanno, non a ciò che hanno perso, non ai loro limiti, ma alle loro abilità, è il modo migliore per approcciare alla crescita dei nostri figli, dei nostri bambini, delle nostre persone disabili di cui ci preoccupiamo. Naturalmente consapevoli di navigare in un paese dove a distanza di 40 anni, da quando io avevo avuto l'incidente, ascolto sempre le stesse cose. Ogni giornata internazionale delle persone disabili ricordiamo le stesse cose che sono venute a noia, ma molto poco è cambiato. Non voglio essere disfattista, nel senso che tante cose però abbiamo lottato, abbiamo lavorato e sono probabilmente anche migliorate, però siamo ben lontani da quella cultura anglosassona, quella cultura del rispetto delle persone che in tanti paesi oggi esiste e dai quali forse su questo fronte dovremmo imparare. Grazie Luca. Luca sa bene di quante volte abbiamo parlato del concetto di sport come cultura. Quando si dice cultura si occupa un territorio infinito e questa è l'operazione più importante. Luca Pancalli sa che il mio grande sogno, diciamo siamo a livello di utopia, come tutti sanno, oggi ci sono i giochi olimpici e i giochi paralimpici. Proprio nella terminologia e nel concetto verrà il giorno in cui si parlerà solo di giochi olimpici, senza più questa definizione che è molto, c'è dietro molta ipocrisia. Il cammino è ancora lungo, chissà se questa verrà. E Luca, io ti volevo coinvolgere ancora in un'ultima cosa prima di passare ai prossimi interlocutori, perché, allora Luca, lo dico, se fosse Luca era una promessa del pentatlo, aveva 17 anni, una gara, sapete, il pentatlo è fatta di molte prove, c'è anche l'equitazione, salto in un ostacolo, bello, bello, grande, stupendo, sciupa femmine, eccetera, eccetera, questo cavallo
ricade sul suo collo ed ecco, da lì è nata la sua storia. Insieme abbiamo scritto un libro il cui titolo è Lo specchio di Luca, che è scritto non tanto a quattro mani, ma a due teste e a due cuori, se posso usare questa terminologia. Abbiamo venduto nulla. E ci sono vari momenti in cui Luca racconta, io poi trasformo in libro, tantissimi momenti. Un momento fondamentale è il concetto di famiglia, che diventa nel momento della difficoltà, nel momento del problema, il punto forse più importante della storia, perché ti senti solo, ti senti nulla, e lì la famiglia diventa l'elemento che trovo dal punto di vista pratico, non solo emotivo, fondamentale. Ma l'altro concetto è il concetto della speranza. Io ricordo, Luca, quando mi dicevi che tu ti vedevi sulla carrozzina e tu, ma anche tua mamma, pensavano che ci sarebbe stata la soluzione. Io ho il dubbio che tu abbia ancora questo tipo di pensiero sulla speranza. Mi vuoi manifestare questo sentimento della speranza in una situazione come questa? Ma allora, innanzitutto, è vero il concetto della famiglia, ma lo ricordava la stessa Annalisa, quando certe cose capitano, naturalmente le prime risposte, la prima, tra virgolette, società solidale la si ritrova nella propria famiglia. Poi il compito nostro è di allargare la famiglia, in un concetto per cui l'associazionismo nasce da quella necessità, no? Proprio giuridicamente sono persone che si mettono insieme perché condividono problemi comuni. Allargare questo aiuta naturalmente le famiglie. Sulla speranza, io francamente non nutro alcuna più speranza, nel senso che ma come la maggior parte dei ragazzi che noi riusciamo a coinvolgere nello sport, credo siamo contenti di vivere la nostra vita, perché poi lungo il nostro percorso ci rendiamo assolutamente conto di quanto sia bella la vita, in qualunque modo, naturalmente a volte è assolutamente degna di essere vissuta. La speranza non è tanto legata alle nostre condizioni, io credo, ma è naturale che nel caso delle malattie rare la speranza che un cittadino, una persona di buon senso, un padre di famiglia come il sottoscritto nutre è che si trovino le cure per le malattie rare. D'altro canto, che ci siano le risposte delle istituzioni rispetto a quelle che sono le esigenze in attesa delle cure. Quella è la speranza. La mia speranza oggi che nutro alla mia età, che il paese possa cambiare il proprio senso civico di attenzione rispetto a quelle che sono le maggiori, coloro che hanno maggiori fragilità sotto il profilo sociale. Cioè un paese che non riesce a capire che in questa fase, no, di lockdown, in questa fase di pandemia, non riesce a comprendere quello che sta accadendo per la maggior parte delle famiglie che, ahimè, soprattutto nel periodo più duro del primo lockdown, sono state lasciate completamente sole in assenza di qualsiasi servizio, spesso da parte delle comunità del territorio, è un paese che evidentemente ha ancora molto da fare. Noi ci siamo resi conto, ma lo dico con grande serenità, che tanti nostri ragazzi con disagio intellettivo razionale, ragazzi a maggior fragilità, con autismo, ragazzi con disabilità grave, tetraplegie gravi, che hanno bisogno di aiuto. Quelle 2-3 ore al giorno nelle quali le società sportive sul territorio li prendevano e li portavano al campo d'atletica, in palestra, in piscina, erano quelle 2-3 ore attraverso le quali uno strumento che si chiama sport, noi aiutiamo il processo di inclusione, integrazione, ma nello stesso tempo, permettetemi se banalizzo, sono quelle 2-3 ore magari nella quale la mamma, perché generalmente in queste cose si scaricano nelle famiglie tutto sulle mamme, hanno il tempo di pensare un attimo a loro stesse. Questa si chiama comunità, questa si chiama civiltà. Ecco, la mia speranza è che un paese possa cambiare nei propri atteggiamenti, nelle proprie scelte politiche sotto questo profilo. Io, Luca, ti ringrazio tanto per queste tue parole, che non sono rituali e che quindi danno un senso di verità e di concretezza a questa nostra conversazione. Vorrei richiamare in causa Maurizio Scarpa, non da saltatore in alto, lo sento anche in questi giorni di dibattiti politici, è sempre questo alzare l'asticella. Si può alzare l'asticella, professor Scarpa, o si deve alzare l'asticella? Ma io credo che
Si debba alzare l'asticella, nel senso che si deve veramente prendere coscienza, diciamo, che il trattamento per i pazienti con malattie rare è molto spesso possibile. Non abbiamo parlato prima delle possibilità terapeutiche e del fatto che il campo delle malattie rare sia da ormai 20 anni anche un ring di preparazione per sviluppare terapie anche per patologie molto più comuni. Quindi le malattie rare non sono un gruppo di malattie che devono essere in un angolo e per le quali, diciamo, la terapia non c'è, per cui non ci sarà mai. Diventa invece un campo nel quale allenarsi, trovare, scoprire e poi applicare anche ad altri settori, diciamo, le terapie che noi sviluppiamo. Tecnologicamente si sono fatti passi avanti in maniera incredibile negli ultimi 20 anni. Io mi occupo di malattie rare fin dagli anni 80 e all'epoca non si sapeva con chi parlare, non c'era assolutamente neanche ricerca, non c'era nessun interesse di tipo industriale. Negli ultimi 20 anni le tecnologie sono state sviluppate in un modo tale che adesso il campo di malattie rare ha applicazioni diciamo in tutti i campi di biotecnologia, biologia molecolare, terapia rigenerativa piuttosto che. Quindi vuol dire che questo campo è anche utile per la società. Alzare l'asticella vuol dire a questo punto pretendere che ci sia molto più investimento di ricerca. In Italia la ricerca è effettivamente, non voglio dire l'ultima ruota del carro, ma sicuramente non investiamo sufficientemente in ricerca. Ci sono agenzie come Teleton e altre, l'AIRC, che devolvono diciamo, fondi per ricerca, ma che vengono dai cittadini. Quindi c'è bisogno di un investimento, in inglese un commitment, diciamo uno sforzo da parte, diciamo, del governo, dello Stato, di dare soldi alla ricerca, di richiamare ricercatori all'estero. Io sono stato molti anni all'estero, sono appena tornato dalla Germania per fondare, diciamo, un centro lì, e abbiamo tanti ricercatori all'estero che dovrebbero lavorare in Italia, creare opportunità anche industriale, creare un'opportunità di collaborazione pubblico-privato intorno a dei progetti molto ambiziosi e competitivi, e creare delle masse critiche, creare delle reti di ricerca anche in Italia per poter competere a livello europeo e internazionale per programmi che possono effettivamente essere importanti anche dal punto di vista, diciamo, finanziario. Questo è il punto più importante, secondo me. Un altro aspetto importante è il paziente deve ovviamente avere le stesse opportunità di lavoro, vita civile di altri pazienti, per cui, diciamo, anche i pazienti con malattie rare, non tutti ovviamente hanno delle malattie molto gravi, infantili, ma ci sono pazienti che hanno una vita sociale normale, devono avere accesso a quelle che sono le opportunità di studio, di lavoro, di vita propria, che è tipica, diciamo, di un soggetto senza malattia. E quindi anche facilitare quello che è la vita nella propria sede, facilitare quello che è l'accesso al lavoro e allo studio. E adesso che il Covid ha colpito purtroppo in maniera così feroce la nostra società, ma è stato anche un momento di promozione di mezzi che sapevamo di avere ma che non utilizzavamo, come ad esempio i mezzi informatici, la digitalizzazione, la telemedicina, queste malattie possono essere importanti campi di sperimentazione, di cura domiciliare, piuttosto che di raccolta di dati sullo stato di salute nell'ambiente familiare, che poi possono essere, diciamo, in tempo reale trasferiti al medico, e il medico li utilizza per vedere se la terapia che sta facendo il paziente è una buona terapia, la deve cambiare, eccetera. Quindi anche questa è un'opportunità, cioè creare una crisi, cioè fare di una crisi un'opportunità, è quello che diceva Churchill, che non si deve mai lasciare una crisi andare senza essere sfruttata e senza prendere, diciamo, l'opportunità di questo. E credo che il Covid, nella sua drammaticità, abbia proprio anche insegnato a come raggiungere il paziente nella propria casa
E quindi noi, ad esempio, qui in Friuli abbiamo una piattaforma di telemedicina che funziona molto bene, il 60% dei nostri pazienti viene da extraregione. In questo momento non possiamo fare visite, ovviamente nel nostro ospedale, ma raggiungiamo in maniera molto facile i pazienti e vediamo un attimo com'è il loro contesto. Quindi ci sono i mezzi, bisogna effettivamente investire. Beh, questo sì, e poi c'è stata molta sintonia con quello che proprio diceva anche Luca Pancalli, e questa è la realtà. Non bisogna nasconderci dietro a un punto di realtà che è quello che voi avete benissimo descritto. Dicevo prima, abbiamo conosciuti, io vorrei conoscere la loro storia e quanto nelle parole che hanno ascoltato oggi si sentono. Non dico rasserenati, ma quanto si sentono coinvolti da questo punto di vista. Quindi richiamo e vorrei rivedere ancora una volta Monica Giovagnoni. Allora, prima la vostra storia, se posso essere così invasivo. Assolutamente. Prima di tutto volevo ringraziare per averci dato la possibilità di partecipare in questa giornata che è importante e ovviamente anche nostro figlio fa parte di questo. È che la fiducia, diciamo, nella medicina ci ha portato a quello che oggi è la serenità di Thomas. E sicuramente abbiamo avuto tanti tasselli che si sono incastrati in maniera positiva nonostante la difficoltà nella gestione, nella diagnosi di queste malattie rare, come quella di Thomas che ha un'alfa-mannossidosi. Ho ringraziato il professor Maurizio Scarpa per essere stato disponibile. Appena abbiamo avuto, insomma, i contatti tramite una ricerca che abbiamo fatto in seguito alla diagnosi, e grazie alla dottoressa Santoro, che appunto è la responsabile delle malattie rare all'ospedale Salesi di Ancona, che ha preso carico, insomma, a 360 gradi da Thomas, ma anche a noi come famiglia. E tempestivamente, insomma, ha preso contatti con l'azienda farmaceutica Chiesi Global Rare Disease e ha richiesto tempestivamente la terapia enzimatica sostitutiva che è stata data con uso compassionevole perché appunto essendo una malattia rara e non essendoci stati studi per quanto ci hanno detto nei bambini piccoli come Thomas che aveva a suo tempo 5 mesi. Hanno fatto di tutto per cercare di essere presenti e di attivare subito il processo, insomma, di cure. E da lì poi il trapianto del midollo osseo al Bambin Gesù di Roma con il professor Locatelli. Tutto questo ha reso possibile la felicità di Thomas e la tranquillità di noi famiglie. Abbiamo fatto anche delle ricerche tramite le associazioni dove siamo riusciti a trovare anche altre famiglie, un'altra famiglia essenzialmente, perché appunto essendo rara, siamo riusciti a trovare solamente un'altra famiglia dove ci siamo potuti confrontare e rassicurarci che poi alla fine ogni bambino nelle malattie scrive la sua storia. Ognuno ha una diagnosi con tempistiche diverse, cure con tempistiche diverse, quindi ognuno scrive il suo. È solamente un appoggio, ecco, non è un confronto, è solamente un appoggio di una famiglia che comunque ti può capire di quello che stai vivendo. Questo è quello che noi è stato tutto molto rilevante, tutto molto positivo, nonostante tanta paura nel non sapere praticamente quasi niente, perché le risposte poi anche i dottori, più dottori ci dicevano sempre siete voi che fate scuola a noi, perché essendo così rare la vostra esperienza, il vostro caso fa per noi un arricchimento della conoscenza, ecco. E quindi Thomas adesso è seguito sempre in una realtà vicina a noi perché si tende sempre a ricercare una soluzione fuori dall'Italia perché si pensa sempre che ci sia qualcosa di meglio, sei spinto un po' dalla paura e quando invece
quando invece la realtà che noi abbiamo trovato è una realtà molto vicina, è stata una realtà molto presente, e la realtà medica intendo, e quindi noi, per noi questo è una cosa positiva, perché un conto è avere, cioè portare Thomas comunque in tutte le sue, per fare tutti gli esami, per fare tutte le cure in una realtà lontana, lontana dalla famiglia, lontana dai tuoi affetti, lontana dalla tua casa, un conto è averla dietro l'angolo. Un ringraziamento ovviamente anche al pediatra che ha accolto la mia richiesta come, come non una richiesta da mamma ansiosa, ma si è subito allarmato e ha acceso subito, sicuramente ha ricercato nel suo bagaglio di conoscenza quello che poteva essere la cosa meno grave alla cosa più grave, e ha accolto le nostre richieste, ha subito attivato insomma d'urgenza una radiografia, perché poi essenzialmente è partito da là, e quindi siamo stati, abbiamo veramente creduto sempre nella medicina, e questo ci ha portato grandi benefici in tutti i sensi, emotivi e fisici. Volevo dire, adesso abbiamo inquadrato la storia vostra, la vostra storia, sua e di Samuele. Dalle parole che avete sentito, che impressione avete? La vostra storia come si proporrà nel futuro? Io, per quello che è la nostra esperienza, Thomas non aveva essenzialmente segni e sintomi clinici rilevanti, era tutto molto di tutto molto sfumato, quindi il pensiero che c'è stato prima che io arrivassi dal pediatra, perché io sono fisioterapista e facevo questo massaggio a mio figlio sulla schiena e sentivo questa vertebra che a mio avviso non era diciamo, insomma un po' anomala, però io da fisioterapista, nonostante la conoscenza, mi dicevo ma no, magari sono io che mi faccio un pensiero troppo, insomma, troppo importante. E poi mi sono detta, ma perché non ascolto un attimo quello, cioè per stare tranquilla comunico questa cosa al pediatra, poi sarà lui che, è la prima cosa che io ho detto quando sono arrivata in studio, io ho detto, non mi dica che sono ansiosa, le chiedo se può, per tranquillizzarmi, ascoltare quello che per, insomma, vedere Thomas, guardare Thomas, visitare Thomas alla schiena. E lui ha accolto ovviamente questa, lì per lì ho visto che lui ha fatto una visita abbastanza approfondita, e penso che poi quando ci siamo parlati dopo che c'è stata la diagnosi, lui mi ha detto, io ho pensato alla cosa meno, diciamo, meno grave, poteva essere qualcosa alla schiena come una scoliosi o qualsiasi altra cosa, a una malattia un pochettino più importante, perché te sta, come professionista ti sta accendendo tutte le ipotesi diagnostiche del caso. E però ovviamente ha accolto la mia richiesta, io ho detto, io devo stare un attimo tranquilla perché ho questo pensiero, e lui da professionista e da comunque anche da una persona veramente umana ha accolto questo. All'inizio vuoi sapere, cioè nonostante loro ti dicono non ci sono molti casi, però tu vuoi sapere ovviamente, ti vuoi confrontare. E il discorso è che poi alla fine quando cerchi nel web è un po' anche complicato, non è molto semplice, io perlomeno per me non è così semplice. Ho comunicato questa mia necessità alla dottoressa di se era possibile avere un contatto con le famiglie. Ovviamente per la privacy, per tante situazioni, lei ovviamente si informava e mi riportava le sue informazioni, ma indirettamente, e il contatto invece diretto con la famiglia è un'altra cosa. E sono stata fortunata che nella ricerca, diciamo, nell'associazione che avevo fatto, insomma, che avevo, su cui avevo indagato, c'era una mamma che aveva scritto, che poi tra l'altro ha il mio stesso nome, e niente, c'era scritto insomma che anche il suo bambino aveva questa patologia, e lei non ha avuto una storia
così fortunata come la nostra, nel senso che per fare la diagnosi, dal momento in cui lei si è accorta di alcuni segni e sintomi, nonostante fosse medico, ha avuto difficoltà. Ha avuto difficoltà perché ci ha impiegato circa un anno e mezzo, due, per avere una diagnosi certa di quelli che erano i segni e i sintomi che il bambino aveva. E ha fatto e sta facendo la terapia enzimatica sostitutiva, però comunque il confronto è stato, anche lei, capito, si è sentita, nonostante diciamo la storia meno, ecco, un po' più difficoltosa nella diagnosi e tutto, è stata molto contenta, si sentiva, tuttora ci sentiamo, insomma è una cosa positiva, ecco, anche per come muoversi dopo, le attività magari motori che si possono fare, tutti gli interventi magari che possono migliorare la qualità della vita dei nostri figli, ecco. Io in un certo senso avete espresso un concetto di grande famiglia, una grande famiglia allargata di tutte le persone che sono a contatto con questa realtà delle malattie rare. E del resto direi che è un fenomeno molto fisiologico in questo senso, anche dal punto di vista psicologico. E al momento sono veramente grato alla dottoressa Laura Franzini per la sensibilità dimostrata sull'argomento. E io la introduco, dottoressa, proprio con il claim che è legato al suo intervento, che trovo molto, molto efficace di per se stesso, senza che io vada alla ricerca di parole diverse. Generare valore per tutti. Chiesi B Corporation al fianco dei pazienti, al fianco dei pazienti con malattia rara. Dottoressa. Sì, ancora buongiorno a tutti. E, sì, credo che generare valore per tutti sia, in poche parole, quello che vuol dire essere Chiesi come Chiesi B Corp. Se posso parlare un attimo di me, io sono un medico. E vi posso dire che fino a una decina d'anni fa facevo attività clinica, poi le storie portano a cambiare completamente l'attività. Ecco, vi posso dire che essere direttore medico di un'azienda farmaceutica che si occupa di malattie rare e che è una benefit corporation, ecco, devo dire, mi ha permesso quasi di fare pace con me stessa, perché essere una benefit corporation, esattamente cosa significa? Significa che la nostra azienda Chiesi produce valore ovviamente per se stessa, è un'azienda che produce profitto per se stessa, ma per essere una B Corp produce valore per se stessa e anche allo stesso modo per l'ambiente e per la società. Ed è questo il valore condiviso, cioè quello che noi produciamo è un valore non solo per noi ma per queste altre due realtà. L'ambiente prima di tutto e la società, e per noi la società sono i pazienti, i loro familiari, sono i medici, sono il sistema sanitario. Ecco, ogni nostra attività deve generare valore per tutti e tre, per essere B Corp. E questo non è solo un principio generale che seguiamo e che seguano il più possibile tutte le aziende, ma che abbiamo voluto rendere parte del nostro statuto vero e proprio, che viene valutato annualmente da una società che, attraverso tutta una serie di parametri che va a valutare, ci permette di confermare che effettivamente generiamo questo valore anche per gli altri, diciamo, stakeholder. E quindi questo è il nostro modo di generare valore. Lo facciamo cercando di tenere in tutto i più alti standard di performance sociale, ambientale, di responsabilità e di affidabilità. E questo è vero in tutto, è molto vero ovviamente anche nelle malattie rare. E nei due aspetti che maggiormente ci contraddistinguono. Tutte le aziende farmaceutiche da una parte si occupano tanto di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni terapeutiche e dall'altra si occupano di collaborazione, di supporto, di formazione nei confronti della comunità scientifica, nei confronti dei medici, nei confronti dei pazienti e delle loro famiglie. In entrambe queste nostre diciamo realtà che costituiscono il nostro DNA, noi lavoriamo come B Corp, come Benefit Corporation. E
se posso fare un approfondimento breve sul nostro focus in ambito di ricerca e sviluppo sulle malattie rare. Deve, anche perché il concetto di ricerca l'abbiamo evocato noi, ma anche in questi giorni, no, lo sentiamo evocare, ce ne siamo dimenticati, lo diceva Luca Pancalli, lo diceva il professor Scarpa. Noi ci siamo dimenticati della cultura della ricerca e forse oggi ne paghiamo le conseguenze, ma quindi insomma sulla ricerca andiamo, parliamone. Sì, e tra l'altro vorremmo anche essere traino per quello che veniva citato da Luca prima, mi trova veramente molto allineata. Possiamo fare da traino anche per le istituzioni, per andare sempre più nella direzione di investire nella ricerca e sviluppo. Chiesi è un'azienda che da sempre investe in ricerca e sviluppo tanto del suo fatturato. Noi siamo la prima azienda italiana nell'ambito farmaceutico che investiamo in ricerca e sviluppo, ma anche a livello europeo siamo tra le prime. Noi ogni anno oltre il 20% di quello che il nostro turnover viene investito in ricerca e sviluppo, ma perché di questo viviamo, di questo continuo alimentare la nostra ricerca con la possibilità poi di arrivare a produrre nuove soluzioni terapeutiche. E tra l'altro nel 2021 un'azienda farmaceutica come Chiesi non può occuparsi solo della ricerca di nuove soluzioni farmacologiche, ma deve veramente mettere a disposizione nuove soluzioni che offrano ai pazienti una gestione della vita, della malattia, ma anche della vita a 360 gradi, quindi anche servizi, anche dispositivi, anche formazione, come dicevo prima. E nelle malattie rare abbiamo costruito un team fortemente dedicato, focalizzato, che ha al momento in sviluppo, dalle fasi più precoci fino alle fasi più tardive, prodotti su prevalentemente i nostri ambiti sono le patologie oculari, le patologie immunoematologiche e le malattie metaboliche come quelle descritte da Monica parlando di Thomas. Ad esempio abbiamo adesso appena siglato un accordo di discovery per lo sviluppo, sono ancora in fase molto precoce in vitro, però di proteine terapeutiche che siano in grado di arrivare a livello del sistema nervoso centrale, dove veramente in maniera molto difficile i farmaci arrivano, che tratti delle patologie che coinvolgono molto il sistema nervoso centrale, sono malattie ultrarare che ad oggi non hanno alcuna alternativa terapeutica. Stiamo anche portando avanti lo sviluppo di una nuova terapia enzimatica sostitutiva per la malattia di Fabry, che è una malattia rara un po' più conosciuta, che colpisce molto il rene e che ha già delle possibilità terapeutiche, ma noi vorremmo andare a offrire un'alternativa che vada a colmare dei bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti. E abbiamo appunto recentemente messo a disposizione un farmaco per l'alfa-mannosidosi, questa malattia ultra rara, forse i pazienti si puntano sulle dita delle mani in Italia, però che finora non aveva alternativa terapeutica, e recentemente anche in Italia siamo riusciti a metterlo a disposizione. Lo abbiamo messo a disposizione anche prima per Thomas, nel momento in cui lo abbiamo avuto ancora in fase di studio, abbiamo comunque fatto tutto quello che si poteva fare per questi pochissimi pazienti. Ecco, e questo è il nostro mondo di ricerca e sviluppo, dove in primis chi ci guida nello sviluppo in realtà sono proprio da una parte i pazienti e dall'altra i medici, il professor Scarpa, come questi, ma tutta la comunità scientifica, perché sono i nostri primi consulenti che ci aiutano a capire laddove veramente dobbiamo maggiormente investire in termini di sviluppo, in termini di nuovi farmaci, come andare a studiare al meglio questi farmaci per dimostrare che siano realmente efficaci non soltanto sul beneficio clinico che danno, ma anche sul benessere proprio del paziente. Cosa è importante per il paziente che il nostro farmaco faccia? È fondamentale che ci venga detto, perché noi magari ci occupiamo di andare a valutare parametri di laboratorio, certo, che faccia sopravvivere di più, che faccia andare meglio gli organi che sono colpiti dalla malattia, ma non è solo questo che conta per il paziente. A volte il percepito non è che il tratto glomerulare decada di meno, lo sappiamo bene, ecco. E quindi in questo inizia la nostra relazione stretta con i pazienti, con i medici, e che ci vede, diciamo, al loro fianco.
Bene, io a me fa molto piacere trovare il concetto di motivazione nelle sue e nelle parole di tutti loro, di tutti quanti hanno partecipato a questa conversazione. Ma la motivazione è un elemento fondamentale non solo nello sport, ma credo nella vita e soprattutto il vostro settore. Proprio il sentire che c'è motivazione per arrivare a un target, io credo che sia fondamentale per quanti ci stanno ascoltando, che magari non conoscevano prima il problema delle malattie rare o più specificatamente chi è coinvolto personalmente, direttamente. Io volevo dire che, tanto per andare sul pratico, dicevo in apertura che iniziamo questa settimana di comunicazione su questo argomento, che concluderà il giorno 28, si concluderà così dal punto di vista formale, nella giornata internazionale delle malattie rare il 28 febbraio. E per quel giorno, con il patrocinio del Comune di Parma, di Uniamo e del Comitato Italiano Paralimpico, con l'organizzazione di WIDE e di XINE, si sarebbe dovuto svolgere dentro il Palasport di Parma, che sicuramente la dottoressa Franzini conoscerà bene, una manifestazione di inclusione, di comunicazione attraverso sport semplici, no? Non tanto per le persone che nel territorio possono essere interessate proprio fisicamente dal problema delle malattie rare, ma anche tutta la comunità, con una manifestazione, se non ricordo male, anzi sto rileggendo, tiro con l'arco 3D, poi freccette elettroniche, poi soccer darts, non conosco questa specialità, ma sicuramente le persone dell'Oxine che sono molto dentro a questi eventi e queste organizzazioni, voglio comunicare che questa data, proprio per il problema Covid nel quale tutti quanti noi siamo immersi nel nostro sociale, la data è stata riposizionata al 23 maggio. Comunque si farà, e questa possiamo sempre considerare questa manifestazione inserita in questa settimana. La allunghiamo così la comunicazione proseguirà. Io volevo per chiudere un flash finale, proprio così per sintetizzare il vostro pensiero in questa conversazione. Presidente Fortuna, un saluto, c'è il microfono, eccolo qua. Un saluto rapidissimo. Io esco arricchito da questo collegamento, perché ho avuto tempo di apprendere e di riflettere su quante volte può esserci capitato questo momento difficile, e magari non abbiamo avuto possibilità di trovare immediate soluzioni o indicarle. Quindi ritengo che sia fondamentale la comunicazione, fondamentale la sensibilizzazione e fondamentale dare strumenti a chi studia, alle aziende e ai reparti ospedalieri, di poter avere sempre più contatto e trovare possibilmente sempre più soluzioni. Quindi grazie a voi per averci coinvolti. La nostra parte sportiva e di sensibilizzazione la faremo sempre. Grazie. Dottoressa Scopinaro. Grazie. Da Scandicci parlante, io spero che parlare di malattie rare sia un fatto sempre più frequente e che si possa fare in tutte le circostanze, che proprio entri nella sensibilità. Come diceva prima anche Luca, per il Comitato Paralimpico bisogna aumentare la sensibilizzazione delle persone, aumentare la consapevolezza che siamo tutti diversi, ma abbiamo tutti lo stesso diritto di stare su questo mondo. Professor Scarpa. Intanto grazie per... Al suo Friuli. Sì. Terra di saltatori in alto, così lo dico, tanto per fare un eccesso di cultura sportiva. Sì. Intanto grazie per questa opportunità. Penso che un messaggio importante sia quello di dire che siamo sulla buona strada, nel senso che l'Italia, per fortuna, è tra i paesi europei uno dei paesi più sensibili per le malattie rare, e quindi insomma abbiamo già un intorno che ci potrà sicuramente aiutare. Con il fatto di avere queste reti per le quali l'Italia è una delle protagoniste, e avendo il paziente al centro della nostra attività e avere
diciamo, il contatto con i pazienti tramite Uniamo, tramite le famiglie stesse, si è riusciti a creare, diciamo, un gruppo di lavoro che sta dando i suoi frutti. Ovviamente le company sono importanti per darci l'opportunità di portare al letto del paziente la terapia. Adesso bisogna avere ricerca, adesso bisogna trovare i pazienti il prima possibile. Quindi il lavoro che dobbiamo fare è continuare in questo cammino che ci permetta proprio di arrivare a delle storie come quelle di Thomas. Che appunto cominciando presto poi hanno sicuramente davanti a loro una vita molto migliore rispetto a quella che purtroppo altri bambini non hanno avuto perché non hanno avuto la diagnosi giusta. Quindi ecco, adesso spero che con il futuro che si sta mostrando, investimenti sulla ricerca e sulla collaborazione e sull'educazione, la creazione di nuovi medici, perché stiamo tutti invecchiando e nell'ambito delle malattie rare abbiamo bisogno di nuove leve, per cui non si deve parlare soltanto di anestesisti e di pronto soccorso, di terapia intensiva, che sono sempre molto importanti, ma c'è bisogno anche di sapere che ci sono anche altre malattie rispetto al Covid, e quindi insomma cercare di concentrare le forze verso gli obiettivi che creino e assicurino il futuro anche per i pazienti di malattie rare. Grazie, grazie veramente professore, a risentirci. In effetti ha ripreso quel concetto che avevo dato proprio in apertura, che proprio in questo turbinio, di questo tsunami Covid, noi rischiamo di perdere l'obiettivo anche su altri elementi che sono ugualmente importanti. Non voglio dire più importanti perché forse è una blasfemia, ma insomma, questo è un grosso pericolo dal punto di vista anche culturale e di vita. Vorrei sapere se c'è ancora Monica Giovagnoni, la mamma di Thomas. C'è? Bene, la saluto, saluto per lei, tutti voi che ci state seguendo. Quindi Laura Franzini. Ma io chiuderei dicendo che insieme alla comunità scientifica, alle associazioni a Uniamo, continuiamo veramente a non accontentarci mai, continuiamo a fare ricerca, continuiamo a sognare di migliorare la vita delle persone, noi per la nostra parte, ovviamente loro per la loro, noi ci siamo, quindi contate su di noi. Grazie, grazie veramente. E ringrazio Xaini, ringrazio Chiesi, ringrazio soprattutto perché in questa giornata mi sono sentito meno inutile e quindi grazie per questa possibilità che mi avete dato per entrare in un mondo che con grande sincerità, come credo la maggioranza delle persone, conosceva solamente in modo superficiale. Grazie a tutti noi e restate sensibili sulle malattie rare. Buona giornata a tutti.